Pace a tutti. Pace. Vogliamo cominciare? Grazie Signore Gesù. Andiamo a alzarci in piedi. Oggi è un giorno di festa. Amen. Prima di incominciare ad adorare il Signore, voglio leggere alcuni versi, in particolare per Cecilia, che oggi scenderà nell'acqua battesimale. Questo è un esempio di un uomo che ha incontrato Gesù, ha incontrato la salvezza. La conosciamo tutti la storia di Zaccheo, vero? Disse: poi Gesù, entrato in Gerico, l'attraversava, ed ecco un uomo chiamato Zaccheo, il quale era il capo dei pubblicani ed era ricco. Ed egli cercava di vedere chi fosse Gesù, ma non poteva, a motivo della folla, perché era piccolo di statura. Allora corse avanti e salì su un sicomoro per vederlo, perché egli doveva passare di là. E quando Gesù arrivò in quel luogo, alzò gli occhi, lo vide e gli disse: Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi in casa tua. Ed egli scese in fretta e lo ricevette con gioia. E vedendo ciò, tutti mormoravano dicendo: egli è andato ad alloggiare in casa di un uomo peccatore. Ma Zaccheo, presentatosi al Signore, gli disse: Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri, e se ho defraudato qualcuno di qualcosa, gli restituirò quattro volte tanto. Gesù gli disse, oggi la salvezza è entrata in questa casa, perché anche costui è figlio di Abramo, perché il figlio dell'uomo è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Amen. Questa è la storia di Zaccheo, ma è la storia che abbiamo provato ognuno di noi. Amen. Nel momento in cui conosciamo Gesù, Zaccheo ha detto: Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri, e se ho defraudato qualcuno di qualcosa, gli restituirò quattro volte tanto. Però questo non bastava. La salvezza è entrata in casa sua nel momento in cui Gesù è entrato in casa sua. Amen. E sarà sempre così, Cecilia. Non sarà mai per quello che noi facciamo, ma sarà tutto il nostro cammino di fede. Sarà sempre così. È solamente perché Gesù è entrato nella nostra vita, nella nostra casa. Allora Gesù dice: oggi la salvezza è entrata in questa casa, perché il figlio dell'uomo è venuto a cercare e salvare ciò che era perduto. Non è per quello che noi facciamo, né è degno. È Lui che ha cambiato la nostra vita. Non siamo stati noi da noi stessi, ma nel momento in cui Lui è entrato nella nostra vita, la nostra storia è cambiata. Amen. Grazie. Vogliamo cantare, vogliamo chiedere allo Spirito di Dio di scendere ancora in mezzo a noi, perché vogliamo vedere la sua faccia. Amen. Vogliamo vedere il volto del Signore risplendere questa mattina. Alleluia. Così come faceva Zaccheo, che cercava di vedere Gesù, che noi vogliamo vedere Gesù questa mattina. Amen. Vogliamo cantare insieme: espandi il tuo Spirito, Signore, su di noi. Noi siamo il tuo popolo, Signore. Thank you.
scende, Signore, manda il fuoco, Signore, manda la tua pioggia, Signore, in mezzo a noi, Signore. Santo Spirito, Santo, Santo Spirito, scende il fuoco tu, la tensione sia presa su di noi.
sempre, mio Deus. Que depois te abençoe, te agradecemos, Pai. Queremos te falar que tu és tudo, Deus querido, Pai da glória. Não há ninguém como tu, Senhor, meu Pai. Queremos te louvar, tu que és Deus, Pai da glória. Queremos te agradecer do fundo do coração. Não há ninguém como tu, Senhor, meu Pai. Que seja louvado o teu nome, Senhor. Que seja louvada a tua presença na nossa vida. Louvado seja a tua força. Que giovani si è capito, che si stanno. Dammi la forza, quelli che sperano in te, cioè quelli che stanno nella tua presenza, nella tua presenza. Di ricevere da te, dicevamo, nuove forze, dobbiamo scegliere la parte migliore anche per questa mattina, di stare nella presenza di Gesù, di stare ai suoi piedi. Thank you.
grazie Signore. Grazie Signore Gesù. Signore, fai tu in piedi, Signore Gesù. Il posto più bello, Signore. Stare vicino a te, Signore. Stare nella tua presenza. Grazie, Signore Gesù. Grazie perché la porta è sempre aperta, Signore. Grazie, mio Signore. Da chi ce ne andremo, Signore? Da chi ce ne andremo, Signore? Signore, tu ci ami, Signore, di un amore particolare che a volte non possiamo neanche comprendere, Signore. Tu sei disposto a lasciare le 99, Signore, per andare a prenderne una in mezzo al deserto, Signore. Prenderla e raccoglierla sulle tue braccia, quindi riportarla a casa, Signore. Questo è il tuo amore, Signore. Questo sei tu, Signore Gesù. Grazie, mio Signore. Grazie, Signore Gesù. Ti ringraziamo, Signore. Ai tuoi piedi, Signore, vogliamo rimanere, Signore. Vogliamo vivere la nostra vita ai tuoi piedi, Signore. E un giorno incontrarci in cielo, Signore Gesù. Perché un giorno ti vedremo faccia a faccia, Signore. Oggi siamo qua, Signore. Diamo la tua vita a te, ma non ti abbiamo visto con i nostri occhi, Signore. Un giorno, alleluia. Signore, sappiamo che ti vedremo faccia a faccia. Amen. Amen. Anche per te, Cecilia, oggi che scenderai nelle acque battesimali. Alleluia. È vero, non hai visto Gesù con i tuoi occhi. Ma un giorno lo vedremo faccia a faccia, sorella. Amen. Amen. Questa è la sua promessa. Questo sta scritto nella tua parola, Signore. E saremo tutti insieme per l'eternità. Grazie Signore Gesù, grazie per questa salvezza così grande e così misteriosa che tu hai riservato a coloro che semplicemente accettano te. Non per ciò che noi facciamo o perché noi meritiamo, ma perché abbiamo aperto la porta del nostro cuore e ti abbiamo invitato, ti abbiamo lasciato entrare nella nostra vita. Da lì, Signore, tutto è cambiato, da lì siamo i tuoi. Tu hai messo il tuo spirito dentro ognuno di noi per accertare che siamo i tuoi, perché non ci vantiamo di noi stessi per quello che facciamo, ma per lo Spirito Santo che tu hai riversato, Signore, nel cuore di ognuno di noi. Questa è la caparra, quello che ci permetterà di stare in cielo, quello che quando saremo davanti alle porte ancora celesti si vedrà, farà la differenza. Grazie mio Signore Gesù. Noi ti ringraziamo, Padre, ti lodiamo e ti benediciamo, Signore. Grazie per questa mattina, Signore, ancora per la tua parola, Signore, che tu hai preparato, Signore. Grazie, Signore, per ogni benedizione. Grazie per la tua presenza che è qui questa mattina. Noi ti ringraziamo, Padre, ti ringraziamo con tutto il nostro cuore e vogliamo fare un grande applauso a te, Gesù. Alleluia. Grazie, Signore. Amen. Stamattina abbiamo con noi il pastore Franco e sua moglie, ci sono anche altre sorelle, Angela, Grazia, Lucrezia, tuo marito, Teddy, chi è in visita questa mattina, Dio vi benedica. Amen. Voglio lasciare un momento la parola alla sorella Angela che ci vuole dare una testimonianza. Amen. Signore sia lodato. Amen. Veramente io sono molto timida di carattere e questa mattina c'è un miscuglio di emozioni nel mio cuore, nella mia mente, perché per la prima volta sono qui a Fossano, in questa chiesa, dopo tanti anni, finalmente ho trovato il momento giusto per poter godere insieme a voi la gloria del Signore, la sua presenza. Ed è bello sentirsi a casa propria, come essere a casa propria, parlare la stessa lingua, comprendersi, perché questo fa lo Spirito Santo, ci unisce. E siamo di molti paesi diversi, ognuno veniamo chissà da dove,
ma in Gesù parliamo una sola lingua. Alleluia. La lingua della sua gloria, del suo splendore, del suo amore, la lingua della sua salvezza, la lingua del suo sangue versato per noi. Io lo ringrazio veramente, mio Signore. Sono quasi 40 anni, un po' meno, che ho conosciuto il Signore Gesù. Tramite il fratello Franco e la sorella Clara. Era un periodo della mia vita apparentemente molto bello, molto ricco, sposata con una bambina, ma il mio cuore dentro era bruttissimo, vizio, bere, fumare, paura, paura di rimanere da sola. E veramente ero confusa, ma quando mi hanno detto Gesù ti ama, Gesù è qui, cominciai veramente a aprire la porta del cuore, sentire il bisogno, sentirmi veramente bisognosa di perdono dei miei peccati, perché pur non avendo ucciso, come si dice nel mondo, pur non avendo fatto nulla di male, davanti a un Dio così santo, così buono, così prezioso e glorioso, io ero un panno sporco, avevo bisogno della salvezza e cominciai poco a poco a cercare il Signore e non tardò a farsi trovare da me, anzi di Lui che ha trovato me. È veramente stato un giorno glorioso, non ci vuole molto. Io pregai la sera da sola a casa dicendo: Signore, se tu sei questo, ci sono i cattolici, ci sono i testimoni, tante religioni, ma io desidero la verità, la verità. Voglio quella verità che solo Dio può darmi. E mi svegliai al mattino con un verso ma scritto nel cuore: io sono la via, la verità e la vita. Amen. Nessuno viene a fare come sono io. Da quel giorno veramente posso dire che lì domani non avevo paura a stare da sola, cominciai a smettere di bere, pian pianino a fumare, anche se sono stata un'altalena purtroppo in questo, ma in tanti anni il mio Signore l'ho conosciuto come salvatore, come guaritore nel corpo, come guaritore dell'anima, come consolatore. Non c'è ancora un modo che io non abbia conosciuto il Signore Gesù, e tutto questo per amore. Un'indegna peccatrice salvata per grazia, per quel sangue versato alla croce, per una goccia che egli, una goccia o tutto, ha versato su di me. Io sono andata avanti, non sono mancati momenti di debolezza, di lutto, di dispiaceri familiari nella chiesa, ma grazie a Dio, quando cantavamo di non gettare la spugna, il mio pensiero era quello, che quando ero vicina a gettare la spugna, il Signore Gesù non me l'ha mai permesso, perché ha versato il suo sangue per me, ha sofferto i chiodi della croce. Come poteva permettermi di mollare, di lasciare l'aratro e guardare indietro? No, veniva con amore, con pazienza e con perdono, e mi ha sempre portata avanti. Veramente lo voglio ringraziare e voglio ancora condividere con voi. Abbiate pazienza, ma io sono così timida, ma quando parlo del Signore il fuoco si accende in me. Alleluia. Voglio ancora condividere con voi quante volte il Signore mi ha messo in cuore, anche il vostro pastore, seppur non ci frequentiamo mai, lo sento anche un po' mio, perché quando era una semplice pecorella e io pregavo delle ore a casa, il Signore me lo metteva sempre davanti, ma io di lui non sapevo nulla. Poi nel tempo un giorno le chiedo: fratello Elio, ma il Signore mi dice sempre di pregare per te. Lui timido, uno ha abbassato la testa, continua, continua. Nel tempo ho poi saputo che il Signore lo chiamava a servirlo. Amen. E per questo è un'altra emozione vederlo qui in un locale che serve il Signore, come il Signore vi benedice. Per me è davvero una grande gioia. E voglio ancora condividere con la Chiesa, con le persone più mature come me. È vero, i tempi cambiano, i giovani sono diversi da noi, hanno modi di esprimersi, di comportarsi, ma una cosa sola è certa, che la parola di Dio è immutabile. Il Signore è ancora oggi lo stesso, come era ieri, lo sarà in eterno. E in questo periodo veramente il desiderio del mio cuore, giovani, meno giovani, e di vedere la gloria del Signore manifestata, di non accontentarmi più delle piccole gocce di pioggia. Grazie a Dio per quelle piccole gocce
che ancora portano consolazione, guarigione, ma vedere veramente la gloria del Signore manifestata nella salvezza dei nostri cari che ancora non vengono al Signore, nella guarigione del suo popolo malato, nella guarigione delle anime che si perdono nel mondo. Questo è il mio desiderio, che il Signore possa veramente infiammare ancora di più il cuore risvegliato e che possa risvegliare tutto il popolo, non solo Fossano, Michelino, Santena, Carmagnola, Torino, ma tutto il popolo, per vedere veramente la gloria del Signore sulla terra. Io sono anziana, ma vorrei, prima di lasciare questo mondo, vedere ancora quella gloria manifestata, perché il Signore ha detto: sii fedele fino alla fine, vedrai la gloria del Signore, la vedrai. Quindi prego, e questa è la mia preghiera, che veramente ogni giovane, come questa giovane che oggi accetta il Signore Gesù, che è una gioia non solo nella terra ma nel cielo per un solo peccatore che si ravvede, che possa mettere veramente radici profonde, crescere veramente all'ombra delle ali del Signore, per poter fare esperienze profonde col Signore Gesù. Io così ho fatto, ho avuto buoni insegnamenti per crescere nella sana dottrina, ma cercavo e ancora cercavo. E adesso che sono vecchia ho bisogno ancora di quell'acqua viva, come Amen. Ho sentito dire, che rinfreschi le mie radici e che possa un giorno veramente, insieme a tutti voi, a tutta la Chiesa, godere lo splendore della gloria del Signore, lodarlo e benedirlo da ora in eterno. Signore sia lodato. Vogliamo alzarci in piedi, facciamo la nostra voce. Sì, si sente? Non mi sento più. Vogliamo fare la nostra offerta, dopo daremo spazio subito alla parola di Dio. Amen. Grazie Signore Gesù. Signore Dio Padre, vogliamo alzare la nostra offerta a te, Signore. Vogliamo ancora dare ancora questa offerta con tutto il nostro cuore, Signore. Sappiamo che se siamo qua questa mattina, se abbiamo un lavoro, Signore, abbiamo la salute, è solamente grazie a te, Signore. Signore, talvolta diamo tutto per scontato, Signore, ma tu pensi a noi a 360 gradi, Signore. E anche oggi, Signore, tu ci dai le forze, Signore. Anche domani avremo le forze per andare a lavorare, Signore, perché tu ce le provvedi, Signore. Noi ti ringraziamo, Padre, e vogliamo onorarti, Signore, anche con la nostra offerta. Nel nome di Gesù. Amen, amen. E amen. Amen.
Gigi è quello del pastore, il primo. L'ho aperto adesso. Pastore, provaci. Non è che mai il pastore Franco. Gloria a Dio, gloria a Dio, si sente? Sì. Ma i musicisti sono andati via, ma accanto tanto ci voleva un soldo. Chiamami. No. Ci siete tutti, sì? Mamma mia, ancora siamo abbattuti con la pandemia, forse no? Ci siamo tutti? Amen. Diamo un buon amen al Signore, amen. Un gran grido di gloria. Gridate il popolo che conosce, come dice Elio, che lui è il più esperto di me. Eh? Un grido di giubilo. Abbiamo imparato nel Sud America il grido di giubilo. È un grido di gioia, un grido di guerra, un grido di vittoria. Gloria al nome del Signore. Spero che state tutti bene, ed è un po' che non ci vedevamo. Le vostre famiglie siano tutti bene, siamo sempre legati gli uni agli altri con un affetto particolare, vero sorella Yolanda? Abbiamo incominciato insieme, insieme col Signore, abbiamo continuato, stiamo continuando, posso dire stiamo pure io, senza dire pure io. E lo faremo fino a quando Dio Gesù non ritornerà. Amen. Signore è benedetto, ma perché non cantiamo un altro canto? Viva la fede, viva la speranza, viva l'amore. Tu che dici? Ah? Sì o no? Lo sapete fare voi, no? No. Allora facciamo noi la nostra mente allora. Gloria al nome del Signore. Beh, siamo qui per, in modo particolare per il Signore e anche per Cecilia, per la sua famiglia. Lui è Donato, tu sei Donato. Tutto è stato fatto in Lui, dice la Bibbia, per mezzo di Lui, per mezzo di Gesù e in vista di Gesù. Questo battesimo è per te, ma soprattutto in vista di Gesù, per la sua gloria. Amen. Grazie Signore. Abbiamo bisogno di un tocco fresco della mano dello Spirito di Dio, cari. Egli è la nostra speranza, è l'acqua che è arrivata, come abbiamo sentito, alla radice, ci può ristorare, rinverdire, mettere su germogli, rami, una nuova vita, una nuova vita. Gloria al nome del Signore. Io non voglio perdere, non si perde mai tempo parlando delle cose del Signore. A volte ci dicono, ma solo 10 minuti la predicazione, un quarto d'ora, mezz'ora. Ma io dicevo, Signore, queste persone che stanno davanti stanno per entrare nell'eternità e noi diciamo solo 5 minuti di parlare di Gesù. Ma che abbiamo bisogno di sentire continuamente la parola del Signore al nostro cuore, sempre. Approfittiamo anche delle occasioni che abbiamo questa mattina. Io passo subito alla parola del Signore, vi do comunque i miei saluti, i miei affettuosi saluti. Niente, io non sono soddisfatto, non so perché. Alziamoci in piedi, cari. Sentite, non è che ci hanno messo il bavaglio e noi possiamo stare in silenzio, vero o no? Il pastore ha detto che la potenza di Dio è più grande della potenza del virus, del coronavirus. Noi siamo uomini saggi, delle donne sagge, ma non, la nostra saggezza comunque non deve essere, superare la potenza di Dio. Amen. È la potenza di Dio che è più grande. Amen. Gloria al nome del Signore. Alleluia. Vogliamo alzare le nostre mani al cielo, cari. Alleluia. Vogliamo gridare al Signore. Con gioia, alleluia, gloria al tuo nome, oh Signore. Gloria. Egli è al comando, alleluia, gloria al tuo nome. Egli è al comando di ogni cosa, alleluia, gloria al tuo nome. Diamo gloria a Dio, cari. Alleluia, gloria al tuo nome, oh Signore. Non c'è nessuno al comando in questo mondo quanto Gesù Cristo, il Figlio del Dio vivente, alleluia. E tutte le nazioni lo guarderanno, tutte le nazioni verranno a Lui, lo ammireranno e sarà meraviglioso, alleluia. Gloria al nome del Signore. Abbiamo un zelo per il Signore Gesù. Alleluia, gloria. Un grande zelo. Gloria a te, Signore. Ti preghiamo, caro Spirito di Dio, che parli al nostro cuore, che soffi sulla tua parola, che la vivifico, Signore, che gli dai potenza, oh Signore, forza, Signore. Abbiamo bisogno, Signore, questo mattino. La tua Chiesa ha bisogno. Noi abbiamo bisogno, oh Signore. I presenti hanno bisogno, Signore. Ti preghiamo, Signore,
Ti preghiamo con umiltà, oh Signore, che ci visiti, oh Signore, e ci visiti uno a uno, Signore. E nel nome del tuo Figlio Gesù, che è benedetto in eterno. Amen. Gloria al Signore Gesù. Grazie, Padre. Grazie, Signore. Amen. Raccomodatevi. Prendete le vostre Bibbie. Leggeremo nel Vangelo di Luca, capitolo 15, leggeremo una parabola. Capitolo 15, dal verso 11 fino al verso 24, la parabola del figlio prodigo. Luca, capitolo 15, dal 11 al 24. In questi giorni parlavo a Braggio, vedi, della chiamata di Abramo. Dio aveva chiamato Abramo quando era in Ur, la terra dei Caldei, in Mesopotamia, e gli ha fatto una grande promessa, una chiamata meravigliosa, gloriosa, benedetta. E il padre di Abramo si chiamava Tera, partì anche lui con Abramo, gli disse: lascia il tuo parentato, lascia la tua figlia e la tua famiglia, io ti darò una terra, ti mostrerò una terra e tu l'abiterai. Io ti benedirò grandemente, Abramo, benedirò la tua discendenza e attraverso di te benedirò tutti i popoli della terra. Una delle cose che è rimasta impressa nel mio cuore, mentre dicevo questo, è che Dio non benedice mai un suo figlio come una benedizione egoista. Quando egli benedice a noi, egli espande la benedizione anche a tutti. È impossibile non fare parte della benedizione che Dio dà al nostro cuore. Dio ha benedetto Abramo, disse: ma per mezzo di te io benedirò tutti gli altri. Amen. Non esiste un cristiano così egoista da non spandere la benedizione di Dio, anche perché non è nostra. E quindi partì con suo padre e si aggiornò a Charan, e lì stette, non so quanto tempo è stato lì Abramo con suo padre. Poi la Bibbia dice che morì. Il padre di Abramo morì e il Signore chiamò di nuovo Abramo. Sapete qual è il messaggio? Poi finisco. Dio chiama due volte. Dio ti sta chiamando la seconda volta questa mattina. Dio ti ha chiamato già una volta, questa mattina ti chiama per la seconda volta. Forse tu ti sei dimenticato che ti ha chiamato e le vicende della vita familiare o altre cose, della salute, sembra che tutto se ne è fermato a Charan, sembra che tutto se ne è fermato. Ma Dio va di nuovo e gli dice: Abramo, ti richiamo di nuovo, ho di nuovo la stessa chiamata che ti ho dato tanti anni fa. C'è qualcuno qui che ha bisogno di una seconda chiamata da parte di Dio, alleluia. Dio non si è dimenticato che ti ha chiamato qualche anno fa. Forse tu ti sei dimenticato, per le cose che hai passato ti sei dimenticato, ma lui viene a te ancora questa mattina e ti ricorda la chiamata che ti ha fatto. Amen. Diamo un buona gloria a Dio, alleluia. Quanto tempo ci vuole, quanto passerà, non lo so, ma lui è fedele alla chiamata che ci ha dato. Ti ha dato una chiamata una volta, te la fa di nuovo questa mattina la chiamata. Ti ha dato una chiamata, te la fa di nuovo questa mattina, forse la famiglia, le occasioni delle familiari, sembra che tutto si sia fermato, che non c'è. Ti ha chiamato forse già a salvezza qualche tempo fa e non sei andato, beh, ti rivolge di nuovo questa mattina la sua chiamata, vieni a Gesù Cristo, alleluia. Quante chiamate abbiamo bisogno? Io non lo so quanto è la sua pazienza, ma alla fine lui vincerà, come ha vinto anche Abramo, alleluia. E dopo questo finisco, egli partì e comunque aggirò delle città e costruì un altare e adorò il Signore. Se tu rispondi alla chiamata questa mattina, la seconda chiamata o la terza chiamata, non lo so qual è, fai subito un altare. Dai il tuo cuore a Gesù Cristo, consacrati a Lui, vai alla croce e stai lì, alleluia, perché ci ritornerai, un giorno ci dovrai ritornare, quando forse la tua vita sarà un po' così così, oppure sbaglierai strada, dovrai ritornare allo stesso altare, alla croce. Prendete le vostre Bibbie allora, questo dovevo dirlo, per qualcuno forse o no, non lo so, uno, due, tre, Dio rinnova la sua chiamata. Non fare finta di niente, non facciamo finta di niente, anche se siamo dei semplici cristiani, Lui ci ha chiamati a consacrarci, ad essere fedeli e a servirlo. Sei un grande errore se pensi che egli si è dimenticato la chiamata che ti ha fatto quando ti ha salvato. La rinnova questa mattina.
dal verso 11, capitolo 15. Gesù disse ancora questa parabola: un uomo aveva due figli. Il più giovane di loro disse al padre: padre, dammi la parte dei beni che mi aspetta. Ed egli divise tra loro i beni. Di lì a poco il figlio più giovane, messa insieme ogni cosa, partì per un paese lontano e vi sperperò i suoi beni vivendo dissolutamente. Quando ebbe speso tutto, in quel paese venne una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora si mise con uno degli abitanti del paese, il quale lo mandò nei suoi campi a pascolare i maiali. Ed egli avrebbe voluto sfamarsi con i baccelli che i maiali mangiavano, ma nessuno gliene dava. Allora, rientrato in sé, disse: quanti servi di mio padre hanno pane in abbondanza? Io qui muoio di fame. Io mi alzerò e andrò da mio padre. Io mi alzerò e andrò da mio padre questa mattina. Ho una grande fame nell'anima. Io mi alzerò e andrò da mio padre. Ho una grande fame. Andrò da mio padre questa mattina. E gli dirò: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi servi. Egli dunque si alzò, tornò da suo padre, ma mentre egli era ancora lontano, suo padre lo vide e ne ebbe compassione. Corse, gli si gettò al collo, lo baciò e ribaciò. E il figlio gli disse: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai suoi servi: presto, portate qui la veste più bella e rivestitelo. Mettetegli un anello al dito e dei calzari ai piedi. Portate fuori il vitello ingrassato, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. E si misero a fare grande festa. Fin qui la lettura della parola del Signore. Il motivo per cui Gesù ha narrato questa parabola insieme con la dramma e con la pecorella smarrita è che dei religiosi legalisti, farisei, loro criticavano sempre Gesù, cosa che molte volte abbiamo fatto pure noi probabilmente, perché egli amava ogni tipo di persona. Gesù in queste parabole voleva dimostrare, voleva dire e vuole dire ancora a noi che Dio ha misericordia di ogni uomo. Amen, cari. Amen. Se Dio ha misericordia, anche noi dobbiamo avere misericordia verso tutti gli uomini. È scritto nella parola eterna di Dio: tutto passerà, ma la parola non passerà mai. Egli ha voluto dire queste cose per dire a quelle persone, e ce ne sono a volte in mezzo di noi, che Dio è misericordioso, è ricco in amore. Una storia di questo figlio: era prima a casa di suo padre, stava bene, era circondato di affetto, di cure, di amore, era anche ricco, ma qualcosa nel suo cuore si mosse, forse ha sentito parlare di come altri giovani si divertivano nel mondo, altre cose, comunque si è fatto prendere dall'insoddisfazione, queste cose ha messo a silenzio l'affetto di suo padre, di sua mamma, il lavoro che faceva per suo padre, tanto che disse a suo padre: voglio andarmene, Dio non lascia, non trattiene mai nessuno, ma la preghiera è: non andartene, resta con me. Il papà non poteva fare nulla perché era un papà giusto, e Dio è giusto. Dio non farà mai nulla che sia contro la sua giustizia. A volte chiediamo delle cose a Dio, ma va contro la sua giustizia, e Dio gli non ci risponde. E andò via, e la Bibbia dice che da lì, in quel momento, incominciò una storia diversa per questo ragazzo, per questo giovane. I primi tempi erano una bella storia, tra virgolette, ma poi cambiò questa storia quando finì i soldi, quando finì gli amici, e invece di avere tutte queste esultanze, emozioni, ecco che subentrò tante cose: la solitudine, la tristezza, i ricordi della sua casa, della sua famiglia, di suo padre. Ma fece qualcosa di importante che cambiò la sua storia. E
Se c'è qualcuno qui, credo che ha bisogno, forse c'è qualcuno che ha bisogno che cambi la sua storia. Una storia fatta di date, di persone, di personaggi, è una realtà. C'è qualcuno che ha bisogno questa mattina che Dio cambi la storia della sua vita. Non dire io vengo in chiesa da tanti anni, non dire ho già la mia storia, ma c'è qualcuno, la mia cara Cecilia, ha accettato Gesù, la sua storia è incominciata, una storia bellissima, vero? Che non è una storia, è una realtà. Ora voglio parlarvi della redenzione, una grande parola e un grande significato questa parola. Che cosa fa grande una storia? È stato chiesto a qualcuno, che cosa fa grande una storia? Ci sono tante storie, storie personali, storie familiari, storie delle nazioni, storie delle chiese. Ma cosa fa grande una storia? Non è importante avere una storia, ma è importante avere una grande storia. Amen. Amen. Voglio che vi gridate, perché io non sento bene. Amen. Amen. Vero che non sento bene? In questi giorni mi è arrivata la lettera, mi hanno invitato alla Lambicon, e ci devo andare, perché non sento bene. Mi ha gridato sempre nelle orecchie mia moglie, che adesso sono stordito, non sento più niente. No, veramente sto male quando la chiesa Quindi cosa fa una grande storia, chiesero a qualcuno, perché c'è una storia. Dio ha incominciato una storia. La Bibbia parla di Gesù come la storia, disse Pietro, la storia di Gesù di Nazareth, che andò attorno facendo del bene. Anche Gesù, umanamente parlando, ha cominciato una storia, come Dio no, non ha inizio e non ha fine. Una storia che la sua sembrava che fosse finita male. Quando lo uccisero sembrava che tutto fosse finito, alcuni discepoli pensarono così, ma invece incominciava una grande storia del mio Salvatore, del mio Signore. Una grande storia che è venuta a toccare anche la mia vita e tanti di noi. Cosa fa grande una storia? Perché una storia è grande? E un critico cinematografico, questo l'ho letto, un critico cinematografico dice che è la redenzione che fa grande una storia. Oppure dice anche che tutti i grandi film della storia del cinema sono storie di redenzione. I più grandi film, i più grandi e bei film che vediamo non sono quelli che finiscono male, di personaggi che finiscono male, che rimangono cattivi, malvagi o in carcere o che muoiono. I più grandi film sono quelle persone che prima erano in un modo, ma alla fine della loro storia sono stati cambiati. Non è perché veniamo in chiesa, ma perché Dio ha cambiato la nostra vita, che è una grande storia. La mia è una grande storia, la tua è una grande storia, perché Egli ha cambiato la mia vita. Diamo un bel gloria a Dio. Se qualcuno che mette le mani invisibili, sì, anche non sempre io mi piace questo comune. Quindi tutti i grandi film sono storie di redenzione. Tutti i grandi film, diceva questo critico. I film, metto anche una riga, i film che mi colpiscono, diceva questo critico, molto profondamente, sono quelli in cui i personaggi vincono qualcosa che sta dentro di loro. Che bello. Più grande storia dei film che hanno fatto, che poi certe volte è la realtà, è che i personaggi prima erano in un modo, ma poi alla fine del film hanno vinto qualcosa che era dentro di loro. Forse l'odio, forse il rancore, forse la paura, forse l'egoismo. Uno dei film che ho visto, ma quelli vecchi di western, che mi è rimasto impresso, è La legge del capestro. Chi l'ha visto La legge del capestro? È solo mio cognato Franco, figurati. Quest'uomo era un allevatore di cavalli, ma aveva tanto odio nel suo cuore, era piccolino. E lui non sopportava che qualcuno facesse male ai cavalli, neanche agli uomini, forse sì, ma ai cavalli no. Quando qualcuno gli rubava qualche cavallo, lui lo impiccava. Gli veniva una febbre addosso, gli veniva una qualcosa addosso, non poteva fare a meno di fare così.
E per caso arrivò un giovane nella sua fattoria che all'insaputa incominciava a dirgli qualche parola, e lui lo voleva bene comunque. E poi c'era una donna con lui, non era sua moglie, che lo ha aiutato. E lo ha aiutato alla fine quasi del film. Dopo tanti esempi di questo giovane, ha detto: io sono stanco di vivere così, voglio cambiare. Ed è cambiato. C'è qualcuno che può dire: io sono stanco di vivere così, io devo vincere qualche cosa. Lo spirito del mio Signore è qui questa mattina. La redenzione significa che c'è qualcuno che deve vincere qualcosa. Gesù ha vinto per noi. Ma non possiamo pensare che Egli ha vinto per noi e noi non facciamo nulla. Perché sicuramente ci sono tante persone, tanti fratelli, io stesso, che dobbiamo ancora vincere tante cose dentro di noi. Ebbene, la storia non è solo una storia, ma è la realtà che la potenza del Signore Gesù risuscitato può intervenire in quello che ancora deve vincere nella mia vita. Un vizio, un lato del carattere, ce ne sono tanti che devono essere vinti da me. L'orgoglio, la critica o tante altre cose. Io desidero che finire la mia storia avendo vinto dentro di me tante cose brutte, tante cose negative. Non è perché ho fatto il battesimo, non è perché sono stato battezzato con lo Spirito Santo, non è perché predico la parola, ma ancora ho tante cose da vincere. E la mia più grande storia, la storia finirà quando io riuscirò, non tutto, a vincere tante cose. Chissà una sorella, un fratello qui, vincere i dubbi e vincere altre cose. Ci dichiariamo sempre che siamo vittoriosi, ma che cosa vinciamo? Cosa stiamo vincendo in noi? Ecco, allora dice che vincono. I film che mi colpiscono molto profondamente, dice, sono quelli in cui i personaggi vincono qualche cosa che sta dentro il loro cuore. Ogni uomo, comunque, io riflettendo su queste cose, ogni uomo dentro di lui, da qualche parte del suo cuore, vuole essere redento. Satana è bugiardo, ha detto un sacco di bugie dal principio al nostro genitore Adamo ed Eva, specialmente ad Eva. E ha messo delle bugie incredibili, tutto quello che vediamo lo vediamo nella società, in noi, nelle famiglie. Però da qualche parte nel mio cuore, dicevo io, Signore, da qualche parte nascosta nel cuore di ogni uomo c'è il desiderio di essere liberato, di vincere contro il male, di vincere. Nonostante che in uno stato di schiavitù, veramente in catene, eppure da qualche parte c'è qualche cosa che grida: Signore, voglio vincere contro questo mio carattere, contro questo lato del mio carattere che ho, voglio vincerlo, Signore. C'è qualcuno che grida nel silenzio: voglio vincere, voglio andare a casa avendo vinto qualcosa ben specifico, con una caratteristica specifica. Ogni uomo dentro di lui, da qualche parte nel suo cuore, vuole essere redento. E comunque c'è qualcosa che il diavolo non potrà mai cancellare nell'intimo dello spirito umano. Ha fatto di tutto per cancellarlo e ci è riuscito, ma c'è qualche cosa comunque che il diavolo non può cancellare dal tuo cuore. È il ricordo lontano della felicità dei nostri progenitori. In qualche parte del nostro spirito, della nostra anima, c'è un ricordo lontano, e quando viene lo Spirito Santo lo fa riaffiorire, rinverdire. C'è qualche cosa dentro di noi che ci fa pensare a una vita di gioia, di felicità. E guai è che noi ascoltiamo il nostro nemico, e quindi invece della felicità molte volte le persone sono più disperate di prima. Ma se vuoi guardare dentro il vostro cuore, anche tu, senti un grande bisogno di vivere felice, nella gioia, nella pace, nella purezza, nella bellezza, perché Dio ha messo nel cuore di queste dell'uomo. Satana si è dato molto da fare per cancellare anche il ricordo, ma noi siamo qui questa mattina per ricordarci che invece Dio ha tutt'altra cosa detto ai nostri progenitori. Satana non potrà mai cancellare la mano di Dio che egli ha impresso nello spirito dell'uomo.
non lo potrà mai cancellare. Nessun peccato, anche il più orrendo, può cancellare il bisogno e il desiderio che ogni essere umano sulla faccia della terra anela e aspira ad essere felice e con la pace. Ma in Dio non può. Puoi dirlo questa mattina? Non puoi. Io vado a Gesù questa mattina, io ho bisogno di Lui, alleluia. Nessuna idea, nessun pensiero, nessuna bugia mi farà sviare dalla strada che la Bibbia mi indica, che è quella di Gesù Cristo. Nessuna guerra, nessun temporale, nessun disastro, nessuna malattia, niente può cancellare il ricordo del mio cuore che c'è una vita nuova, che c'è una nuova gioia per me. Non può essere, non può essere, mai sarà. E lo spirito del mio Salvatore è qui. Io parlo anche ai miei fratelli, alle mie sorelle, che molte volte io vedo tanta infelicità nelle chiese, lo dico apertamente. Io vedo che molte volte nelle chiese c'è tanta infelicità. Alziamo gli occhi al cielo e gli dichiamo di nuovo questa mattina alla pura e semplice fede che avevi quando hai accettato Gesù Cristo nel tuo cuore. C'è qualcosa che il diavolo non potrà mai cancellare nell'intimo dello spirito umano, mai. Un ricordo lontano della felicità dei suoi tre genitori, Adamo ed Eva. Vado verso la conclusione. Guardiamo il figlio prodigo. Lui ha vinto qualcosa. Era partito da suo padre, con suo padre, aveva lasciato suo padre, aveva dei soldi, perché voleva vivere una vita di piaceri, una vita tranquilla, possiamo dire, ma senza avere la casa di suo padre nel cuore. Gli piacevano i piaceri, e quindi i soldi, o le donne, o i divertimenti. E questa vita lo portava a non essere una bella storia per lui. Ma poi qualcosa cambiò, ed egli ha vinto questo che aveva nel cuore, quello che stava dentro di lui. Lui l'ha vinto ed è tornato a suo padre, e suo padre l'ha accolta. E da quel momento in poi, della redenzione, del riscatto, della vincita che aveva dentro il suo cuore, non più i soldi per lui erano una grande vincita, non più. Questa mattina diamo un buona gloria a Dio, alleluia. Della redenzione c'è tanta gioia, alleluia. Oh, che possiamo togliere via il muso lungo dalla chiesa. Non è testimonianza della redenzione piena in noi la gioia, sì. Cari, io vi lascio un pezzo semplice parole. Cosa rende grande una storia? Cosa la rende grande? Cosa la fa grande? La redenzione, dice qualcuno. Qualcosa che si vince dentro. A me piacciono i film così, che finiscono bene. Se tu accetti nel tuo cuore, se ancora non l'hai fatto, la tua storia incomincerà e finirà molto bene. Alleluia. Tutta la storia di Dio finirà a lieto fine. Non sarà una storia che, possiamo dire, finirà con un dramma, con le lacrime, con le altre cose. Finirà con una gioia. Cosa devo vincere? Cosa dobbiamo vincere ancora? Cosa devi vincere? Possiamo alzarci solo un attimo? Alziamoci in piedi solo un attimo. Ti lodo. Lo Spirito di Gesù è qui questa mattina. Lo Spirito del Signore Gesù è qui questa mattina. Lo Spirito Santo è qui questa mattina. Alleluia. Egli tocca i nostri cuori. Alleluia. Egli esamina le nostre anime nel profondo. Alleluia. Egli è il capo della redenzione, egli è l'autore della redenzione, egli è colui che amministra la redenzione tramite il suo spirito. E le più belle cose, la più grande missione, la più grande cosa che noi possiamo ancora avere questa mattina è vincere qualche cosa dentro di noi che deve essere vinta nel nome del Signore Gesù. Padre, io ti prego Signore, ho tante cose che devo vincere. Ci sono i miei fratelli e le mie sorelle. Desidero per me e per loro una grande storia, una storia meravigliosa, una storia gloriosa, una storia potente, una storia perché hanno vinto tante cose dentro di loro. Alleluia.
forse la religione, forse altre cose, non lo so, il carattere o la nostra lingua. Signore, toccaci questa mattina, Padre Celeste, alleluia. Ognuno di noi sa nel suo silenzio cosa Dio sta dicendo, cosa Dio sta mettendo davanti. Ti ringraziamo ancora per Cecilia e la sua famiglia, oh Signore. Ti prego per questa chiesa, Signore. Ti prego per il pastore, per i fratelli, oh Signore, che ti servono uno a uno, oh Signore. Alleluia. Alleluia, gloria al tuo nome. Abbiamo bisogno che di vincere qualche cosa questa mattina. E la potenza di Dio è qui per vincerla. Noi non possiamo vincere da soli. Però possiamo fare come questo figlio. Io ho intenzione di vincerla. Io voglio vincerla. Non posso stare qui. Non posso stare in questo territorio. Non posso stare in questa strada. Non posso continuare così la mia vita, Signore. Io devo vincere nel mio cuore la mancanza di perdono. Voglio vincerlo questa mattina, Signore. Cosa farà una grande storia della tua vita? Che questa mattina vincerai la mancanza del perdono e tante altre cose. Grazie ancora per quello che faremo in vista di te, Signore, in vista della tua gloria questa mattina. Non a noi, Signore, non a noi, ma al tuo nome da gloria, anche in questo meraviglioso battesimo di questa meravigliosa figlia, Signore, che ti sei acquistato col tuo sangue, Padre. Nel nome del tuo figliuolo Gesù, benedetto in eterno. Amen. Gloria al nome del Signore. Gloria a Dio, alleluia. Amen. Vieni Cecilia. Donato è il papà di Cecilia. È una famiglia che da qualche tempo sono qua postando, eh? Voglio dire soltanto qualcosa per quanto riguarda il battesimo, magari qualcuno qua che è la prima volta. Il battesimo è una testimonianza, è un ordinamento che Gesù ha fatto. Gesù ha detto: andate, fate i miei discepoli e battezzate nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo e insegnate a loro tutte le cose che io vi ho comandato. È un ordinamento, è una testimonianza pubblica, non è l'acqua che salva, ma Cecilia ha deciso lei di scegliere di affidare la sua vita a Gesù, a me. E il battesimo è anche un simbolo. Quando il simbolo è che quando la persona viene immersa nell'acqua, simboleggia che la sua vita è stata, vecchia vita è stata morta e sepolta, immersa. E quando esce dall'acqua per immersione, simboleggia che la Bibbia dice che la sua vita, la vita del credente, ha una nuova vita in Cristo Gesù. È un simbolo della vecchia vita che muore e quando esce dall'acqua è un simbolo che testimonia di aver ricevuto una nuova vita in Cristo. Amen. Quindi ringraziamo Dio per Cecilia oggi. Adesso lascio a te la parola. Sei emozionato? Non mi sento, no? È una ragazza tranquilla. Adesso lascio a lei la parola. Amen. Io sono cresciuta in una famiglia cristiana, però non ho mai avuto un'esperienza con Dio, non ho mai avuto lo Spirito Santo che mi toccasse. E quindi a volte andavo in chiesa anche meccanicamente, solo perché me ne andavano e non sentivo niente. E 2 anni fa però sono venuta in questa chiesa di Fossano e c'è stato un campeggio giovanile e ne ho fatto parte. E mi ricordo che il terzo giorno avevo un mal di pancia terribile e le monitrici, io e le monitrici, le altre ragazze siamo messi in cerchio e una monitrice Angela solo ha iniziato a parlare. E le lacrime mi sono messe, hanno iniziato a scendere e non capivo, cioè piangevo, non ero triste, però piangevo, non capivo.
E a un certo punto ho messo un lenzuolo come simbolo di lasciare la vecchia vita per andare nella nuova vita. Io mi ricordo che ero ancora dietro questo lenzuolo e sono scoppiata in un pianto liberatorio. E quindi Dio mi ha toccato, mi ha fatto vedere la sua presenza. E da lì in poi l'ho sempre ricercato, volevo sentire ancora quell'amore che ho ricevuto come quel giorno. E l'anno dopo ancora sono sempre fatto parte di questo campeggio. E verso ritorno a casa mi ricordo che ero in macchina e a un certo punto ho sentito un canto nell'orecchio. E ho chiesto a mio padre, ma hai acceso la radio? E fa, no, non c'è acceso niente. Eravamo tutti in silenzio, però io ho sentito proprio cantare nell'orecchio. E sempre in quell'anno sono stata battezzata con lo spirito e da lì in poi l'ho sempre voluto ricercare e sentire la sua presenza. E ringrazio anche le monitrici che ci hanno sempre seguito, insomma, e tutta la Chiesa. Qualcuno che viene per tirare il microfono, tutte volte è caduto nell'acqua. Sì, se vuoi spostare un po' la scala, grazie. Sono un po' su. Alleluia, gloria a Dio, amen. Quindi Cecilia, oggi siamo qua nella presenza del Signore. Quindi ti chiedo che se hai ricevuto Gesù come tuo personale salvatore, sì. Lo vuoi servire tutti i giorni, fino alla fine dei tuoi giorni, con tutto il tuo cuore. Sì. Quindi oggi ti battezziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Alleluia.
vincere sempre Cristo. Amen. Non vogliamo mai guardare indietro. Dobbiamo ancora stare nella presenza del Signore. Dobbiamo ancora chiedere al Signore che possa parlarci, possa riempirci del suo spirito. Ancora. È stato predicato che abbiamo tutti qualcosa ancora da vincere, eh? Abbiamo tutti qualcosa da cambiare. Vogliamo chiedere allo Spirito Santo ancora che in mezzo a noi, a quell'acqua viva che abbiamo ricevuto, che scaturisce in vita eterna, che è dentro di noi, che possa sgorgare ancora, che il Signore possa ancora dissetarci. Se qualcuno ancora non ha ricevuto quell'acqua, vogliamo chiederla al Signore ancora. Vogliamo chiederci di darci da bere ancora. Amen. Siamo in piedi. Alleluia. Gloria al tuo nome, Signore. Io so una cosa, fratelli, che ogni culto Dio vuole manifestare ancora la sua presenza. E il diavolo sarebbe contento se noi andiamo a casa così, no? Dopo la parola è stata predicata, devo fare. Però fin dall'inizio, fin da questa mattina, lo Spirito di Dio ha parlato al mio cuore dicendo: io voglio toccare delle vite. Amen. Alleluia, gloria a te. Dice la Bibbia in un Isaia capitolo 43, dice: io spanderò la mia acqua, il mio fiume del deserto, Santo, della steppa, e darò da bere al mio popolo. Alleluia. Al mio popolo eletto, al mio popolo. Alleluia. Che mi sono formato. Tu hai delle cose da vincere questa notte, e da sola non ce la puoi fare, però pregheremo. Lo Spirito Santo è qui, sua presenza è qui. Alleluia. Dammi da bere, Signore. Tocca la mia vita e cambiala. Perché la tua presenza è qui. Ho udito la tua parola, Signore. Voglio, non voglio andare a casa così. Alleluia. Dio ha un grande desiderio di toccare la tua vita. Dammi da bere, Signore. Alleluia. Spirito Santo, sei la tua chiesa. Alleluia. Dammi da bere. Gloria a te. Presenza di Dio è qui, fratello. Lo Spirito di Dio è qui, alleluia. Ciò che fa la differenza è lo Spirito di Dio. E conferma la parola questa mattina che hai mandato attraverso il tuo servo. Thank you.
manifesta in noi il desiderio di conoscerti, Spirito Santo. Anelo conoscerti, Spirito Santo. Vogliamo chiudere questa riunione con questo canto, con un desiderio. Anelo conoscerti, Spirito Santo. Desidero conoscerti. Alleluia. Grazie, Signore. Tocca la sua vita. Alleluia. Usaci, Cecilia, Signore. Usala, Signore. Usala per la tua gloria, Signore. Apri la porta per la gloria. Si ricorda lo Spirito di Dio. Sì, Signore. Vieni dal Spirito. Usala, Signore. E chieda, papà, anelo conoscerti, Spirito. Anelo, anelo conoscerti, Spirito. Anelo, 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 Spirito Santo ti anela, figlio, ti anela, quindi ti anela, ti sta aspettando, vai a Gesù e vinci con lui. Riempila, Signore, della tua presenza, Signore. Ora, Padre, Signore, la parola.
Vogliamo ringraziare Dio, vorrei chiedere alla sorella Clara di venire qua, di pregare insieme con noi, alleluia, alleluia, di glorificare pure il nome del Signore per quello che Lui ha fatto in questo giorno. Alleluia, alleluia, l'Eterno, al Santo di Israele sia la lode e la gloria. Egli è qui, Egli è qui per benedire ancora, per toccare i nostri cuori. Grazie Signore, grazie perché la Tua presenza è tema in ogni cuore stamattina, Signore. Ti ringraziamo per la gioia che ci dai di stare alla Tua presenza, di vedere come Tu vinci i cuori, Signore. Grazie Padre, grazie per Cecilia, che Tu, Signore, la rivesti dall'alto, Padre, che le dai di parlare ai compagni, agli amici, che possono sapere quanto è grande e buono il nome di Gesù, Signore. Ti voglio ringraziare, Padre, in modo particolare, Signore, per mia sorella Grazia, Signore. Un anno fa, come in questi giorni, eravamo travagliati e sconfortati in ospedale, ma oggi ella è qui, Signore, alla Tua presenza. Io Ti voglio ringraziare per lei, per la sua famiglia, Signore. Grazie Padre, grazie perché in questo giorno ho vinto anche ogni tanto uno spirito di incredulità, è stato posto ai piedi Tuoi, Signore, perché sai che è un anno che prego per la mia famiglia, Signore, per Mimma, per Nino, per Antonella, Marica, Angelina, Mariangela, Signore, Cinzia, Marinella, Naomi, Paolo, Signore, per Danilo, che la Tua mano li attiri. Padre, tante volte ho pensato che hanno troppo tenebre in quella famiglia, Signore, perdona se ho pensato che è troppo grande che la Tua mano possa tirarli alla luce del Tuo unigenito Figlio Gesù Cristo, il Re che viene. Grazie Signore, grazie per questa Chiesa, benedicila, compila in ogni cosa, Padre, resta con noi, benedici il culto di oggi, visita Signore, visita la Tua Chiesa, che te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. A Gesù sia la gloria, amen. A Dio sia la gloria, non a noi, ma al Tuo nome sia la gloria, alleluia. Grazie Signore, come sei stato con noi, Signore, gloria al Tuo nome. Grazie Signore della Tua parola, benedici, continua a benedire, Signore, il Tuo servo, il pastore Franco, alleluia. L'unzione di Dio nella sua vita, alleluia. Gloria a Dio. Tu ungi i Tuoi servi, alleluia, ungi i Tuoi servi, alleluia, per uno scopo preciso, alleluia, per portare il messaggio di Gesù Cristo, alleluia, perché, alleluia, questo mondo ha bisogno di Te, Signore, ha bisogno del Vangelo, Tu ungi i Tuoi servi, alleluia. E come disse quella donna, Catherine Kuhlman, disse: non c'è potenza più grande al mondo se non quella dello Spirito di Dio, alleluia. Non c'è potenza più grande al mondo che quella dello Spirito di Dio. E a quella noi vogliamo attingere, Signore, e andare avanti. Signore, grazie per ognuno che ha ascoltato la Tua parola, continua a benedire e toccare. Grazie per Cecilia, la sua famiglia. Grazie, Signore, ancora per ogni fratello che è qua, ancora per gli amici, per le persone che sono state invitate. Continua Tu a toccare i loro cuori, a benedire. Rimani ancora con noi in questo giorno, Signore, in questa settimana, Signore, che la Tua presenza ci accompagna. Te lo chiediamo ogni cosa, Padre, dell'amato Tuo Figlio, Gesù Cristo, che vive per sempre, dei secoli dei secoli. Amen, amen, amen. Dio vi benedica. Amen. Dio vi benedica.